Prima c'era qualcuno che ti ha notato in mezzo alla vista galleria di Zoom, e ha scritto qualcosa tipo: ma come serio, Fedra, mentre aspetta, Alessandra Sono Scaraggi. serio. Alessandra Scaraggi stava guardando la Big Ugly Night Ciao Alessandra. su YouTube e ha scritto. E poi c'era pure qualcuno che da qualche parte ha scritto: sono un allievo di Fedra. Bravi tutti, Addirittura. sì, complimenti a tutti perché tu sei un Sì. super maestro di ukulele, tra l'altro. Ah, qui c'è pure Tito Terribili. Fabio, ti aspettavo, dice Tito Grande Terribili, Tito. che sarà Vieni. uno di quelli che dopo farà la sua partecipazione nella categoria ukulelisti allo sbaraglio. Te invece, grande veterano, sia della Big Ukulele Night, sia dell'ukulele in generale, lo suoni da tanti anni, lo insegni da tanti anni, e vai in giro con un one man band che spesso è molto ukulelistico, in altre occasioni fai parte di un trio super ukulelistico che è proprio la banda dell'Uku, Eh sì. Beh che si può dire che io ho visto nascere con molto piacere perché siete fortissimi. sì, Sì. tu ci hai Tu ci hai dato dato il il nome, nome, tra tra l'altro, l'altro. cioè hai coniato il nostro Vi ho nome, se ti ricordi. mezzo battezzato, è vero. sì. E quindi insomma, virtuoso dell'ukulele, bravissimo musicista. Oggi lì vedo che tieni in mano una cosa, un ibrido che ha cittadinanza nonostante sia un pochino borderline, perché quello è ibridato niente proprio di meno che con una chitarra, è un ghitalele, dico bene? Esatto, questo è un ghitarrele modificato però, in quanto ha una muta di ukulele Aquila, prima ne parlavamo, e poi ha Poi ha due due corde corde di di liuto, liuto. Pensa per te. cui diciamo ha quello che l'ukulele non ha, ha due, insomma, due corde di basso. Particolare. Nel frattempo ci scrive su YouTube Daniela Gaidano, che è un'altra che ha fatto la storia dell'ukulele in Italia ai tempi della sua militanza Mercatino. dentro, sì, Mercatino dell'Ukulele, tante altre cose, il primo UKIT, il festival e tutto quanto. Grande Daniela. E quindi c'hai questo strumento particolare che ti permette di fare delle cose che un semplice ukulele non ti permetterebbe. Quindi quando tu stai in versione one man band, ti piace usarlo proprio Usa perché questo, sì. amplia le tue possibilità. Allora niente, siamo super curiosi di sapere quali sono i superpoteri che ti dà questo ghitalele. Dacci subito una dimostrazione. Allora, Vai, beh, su. suonerò qualcosa di mio, capita raramente l'occasione, suonerò un po' di brani miei abbastanza vecchi. Questo Oh yes. è uno. Applauso. Questo è dedicato a tutti i musicisti un po'... come dire, vabbè, non diciamo niente, non spoileriamo. A tutti i musicisti. Tempo fa suonare per le strade si poteva, nessuno ti cacciava se suonavi nella metro. E la gente non correva e qualche volta mi ascoltava, ma io per timidezza suonavo piano e la gente se ne andava. Chiudevo gli occhi, lo faccio anche oggi. Il sogno sincero di un pubblico vero. E qualche volta 100 lire mi cascavano vicino, rompendo l'universo in una bolla di sapone. Oggi sono artista, ma non affermato. Diciamo più che artista, disoccupato. E suono ai matrimoni le canzoni che non amo. E penso agli sposi se sono ancora innamorati. E suono ai matrimoni quanti eventi ho musicato. E al suono dell'applauso io non sono abituato. E mi chiedono soltanto le canzoni conosciute.
sempre le stesse note per diverse persone. E a quante cerimonie ho partecipato, la sposa quasi sempre bella e lo sposo frastornato. Ho visto umili cene e banchetti da signori, ma i parenti più anziani sempre attaccati ai diffusori. E mi dicono abbassa, non si riesce a parlare, e con un filo di voce ho imparato a cantare. E con l'anima in pace, ma vorrei smontare. È luna passata, ma vogliono ballare. E allora Maracaibo e mare forza nove, fuggire sì ma dove? Chissà. Maracaibo e mare forza nove, fuggire sì ma dove? Chissà. E questa è la triste storia dei musicisti del matrimonio. Sì, no, bella questa canzone. Queste canzoni che parlano della vita, dello status dell'artista, no? Un po' come quella bellissima di Vinicio Capossera, come si chiamava? L'1 e 35 circa. Ah, meravigliosa, meravigliosa. Quella sì, la fa bene Sgamas. Ah sì, che tra l'altro dopo sta in programma, quindi non vedo l'ora. Oh, tra l'altro, qui vedo che sono arrivati nuovi ospiti dentro la stanza Zoom. È arrivato John Tom, eccolo qui che lo vedo con il Calomè della pace digitale. Grande John Tom, veramente colonna portante dell'ukulelesimo italiano. C'è anche Simone Lavacca, grande mina vagante dell'ukulelesimo italiano. E poi c'è Daniele Vaconzartirani, meglio conosciuto come Scampaforche. Scampaforche. Direttamente da Berlino, credo, perché lui sta a Berlino. Viene da Bergamo, però viene da Berlino. Ok, però sicuramente, insomma, Scampaforche, scusa, abbiamo ritardato qualche minuto, non è un problema, vero, se tardiamo qualche minuto. Avevamo in scaletta Scampaforche alle 20 precise e invece sono adesso le 20 precise, però abbiamo fatto solo una canzone con Fedra, bisogna assolutamente farne un'altra prima di cedere il microfono a te. Tanto ti vedo bello tranquillo lì con la birra tedesca, con il cappellino da cowboy e con Gosser. Poi ci racconti, tra poco ci racconti. Prima però ridarei la parola a Fabio Fedra Palmieri della banda De Lucu, che sicuramente potrà cantarci un'altra canzone, perché loro fanno spettacoli che non finiscono mai, sono spettacoli tipo di 2 ore e mezza musica dal vivo. Penso che Fabio da solo potrebbe tenere banco per 6 ore di musica consecutive dal vivo, quindi se gli chiedo di fare un'altra canzone sicuramente non lo colgo in fallo, è vero Fabio? Ma sì, dai, ne faccio una un po' sconcia. In realtà non è proprio sconcia, c'è solo un pezzo dove c'è una parolaccia. Dato che so che ci sono anche bambini che ascoltano, magari quando c'è la parolaccia faccio il segno di attapparsi le orecchie, insomma. Ecco, in realtà è una parolaccia che va contestualizzata, perché questo qui, questa canzone che andrò a cantare adesso, è un po' una fotografia di me da bambino, dove quando andavo a trovare i miei nonni in campagna. E c'era mio nonno, insomma, che era, diciamo, è stato in guerra e ha avuto problemi con le gambe, insomma, si muoveva poco. Invece quella attiva era mia nonna, che stava sempre a fare l'orto, a zappare così. E allora ecco, c'ho questi ricordi. E questa parolaccia va contestualizzata, perché non la dico io, ma la dice il bambino. Il bambino che, diciamo, stava scoprendo il sesso, stava cercando di capire cosa fosse. Eh certo, ma che problema c'è? Le parolacce non sono un problema in sé, anche Dante Alighieri le ha usate, no? Dentro la Divina Commedia, quando il demone dice del cul fece trombetta, cioè voglio dire, Giuseppe Gioacchino Belli e i suoi sonetti sono pieni di parolacce, ma questo non toglie che vengano studiate in tutte le università del mondo, quindi insomma non è la parolaccia in sé il problema.
Quindi assolutamente cantala anche integralmente, io direi. È vero che siamo in fascia protetta, ma una parolaccia dentro un testo d'autore, che cosa vuoi che sia? Chi potrebbe mai scandalizzarsi? Mo domani ci chiama Mark Zuckerberg e ci denuncia tutti quanti. Vai Fabio, canta questa canzone. Oh yes. C'era una mosca anche d'inverno che puntualmente la mattina mi svegliava, mettevo i pantaloni sul pigiama, guanti di lana e cappello, un maglione blu con la cerniera rotta, fiero vigneto e odore pregiato di pane nel forno, mio nonno che canta e mia nonna che vanga. Io là a pensare all'amore in quel frammento di paradiso, di nascosto conquistato tra galline, conigli e insetti, delle patate. Che fine farò? Sopravviverò? Mi vedevo già grande, divorziato in mutande. Quante cose ignoravo che ancora non sapevo, la mia eco sei corde distrutta. È stata l'unica volta che ho portato rancore per un pezzo di legno o per un pezzo di cuore. Eccola! E la fica cos'era? A scuola se ne parlava, ma solo all'uscita, mistero di vita la fica. Ancora la studio, tra un po' do un esame. Tornando al bambino con le cose ricorde, se aveva fortuna, trovava un ramo di zucca che il nonno sapientemente scolpiva. Una fantastica tromba e chitarra e trombetta suonava, mentre la povera nonna vangava. Oh yes, applausi a scena aperta per te. Guarda Luca come si casa, fa il simbolo proprio del rock and roll e poi tutti che applaudono qui dentro la stanza Zoom. Bellissimo, bellissimo, bellissima canzone veramente. Grazie, grazie. Canzone d'autore, poi ci arriva un suono perfetto, a parte quella cosa lì della ronza che mi dicevi prima, che neanche ci si fa caso, per il resto ci arriva un suono perfetto, sembra di ascoltare un CD. Evidentemente hai una, oh, yes. Hai una banda veramente larga. Ma no. Direi di no. Vabbè, se non altro non stai dentro un bunker senza banda. C'ho la banda del Luku. Comunque ci arriva un suono perfetto, quindi insomma riuscitissima questa esibizione di Fabio Fedra Palmieri alla Big Ukulele Night. Però non è male. Febbra non è male. Oh, se tu rimani in zona, se avanza tempo, ce ne fai anche un'altra delle tue 6.000 canzoni. Io adesso devo dare la linea al prossimo ospite, perché proprio da contratto, da tabellina di marcia. Però se rimani, ci sarà occasione. Io intanto chiedo Sto qui, ascolto gli altri, volentieri. Grande, sì, sì. Grande.